Fidati del rap, fidati del rap, del rap, fidati del rap. www.ano.it, qua nei giardini Wanda Osiris, insieme al nostro caro amico Juan Shaddai. Siamo qua per parlare del tuo nuovo lavoro, che si chiama? Missione di pace. Cibo le vecchiette, spaccio le panette, mischio le babette, fidati del rap. Per sdrammatizzare la missione in Medio Oriente l'ho messa sul piano personale, nel senso che a sto giro invece di fare robe più ricercate, così una minima a livello stilistico tipo robots, ho voluto entrare d'impatto. E vuoi, lo so, che vuoi tutti i costi, fare papà, comunque vuoi, lo faresti meglio, a trovarti una donna, e farlo subito. Vendo le panette, nascondo le panette. Si trova su vibrarecords.com, ma anche su iTunes Store, in generale comunque nei negozi, Feltrinelli. Distribuzione cos'è? Solito. Distribuzione Vibra. Vibra. Vibra, quindi immagino Self. Self? Sì, Audio sì. Globe. Audio Globe. Ah, ok, non è Self, è Audio Globe, ricordiamocelo, quindi è abbastanza grande, visto che sarà all'interno di tutti i megastore, di tutti i store in cui voi andate a cazzeggiare mentre bigiate, eh? Maledetti che bigiate. Quindi hai voluto affrontare questo tema abbastanza, quindi dentro c'è anche c'è molta politica? No, più che politica, sociale. Sociale. Che poi alla fine è il riflesso della politica su noi giovani, così, su quello che ci viviamo. Te che classe sei? Io del 75. 75, 81, siamo due giovani proprio. Sì, sì, grazie, perché non siamo giovani dentro. Dentro, esatto, la scusa che usiamo, siamo giovani dentro. Che rapporto hai con l'hip hop di oggi? Io sono affascinato da quello che sta succedendo, nel senso che quello che sta uscendo indubbiamente ci porta un sacco di ascoltatori in più. Ovviamente io per scelta faccio altre cose, non perché disprezzi quello che sento, ma perché credo che sia giusto che ci sia anche una controparte. Come controparte intendi? Come controparte intendo, se magari da una parte c'è musica volta al business, al portare gente, portare anche il proprio mulino per vendere, c'è anche musica fatta da un certo punto di vista per dare sfogo alle proprie pulsioni, no? Fidati del rap, fa un culo agli sbirri, sono venuti a casa e mi hanno messo le manette, ora sono più rapper, mangio Big Mac, pollo con le alette, fa un culo le orecchiette. Ti senti di nicchia? Mi autonicchio, come si dice? Ti autonicchizzi? Sì. Autoghettizzarsi? Sì, ma non è tanto una scelta per dire cazzo io sono hardcore, è solo una questione di pulsioni personali alla fine. Cos'è per te l'hip hop? Cos'era per me l'hip hop? Per me l'hip hop era... Ma perché adesso non è che io, ti dico la verità, ci creda più di tanto, perché adesso come adesso dire... Cioè, vedo un sacco di artisti che non fanno le robe mainstream, che dicono io faccio hip hop, non faccio rap, ma secondo me è chiusura anche questa. Cioè, vedi, io non riesco a disprezzare il mainstream, anzi apprezzo molte cose che il mainstream fa, anche per noi che facciamo musica, diciamo, a un medio livello di notorietà. Perché bene o male, per il discorso che ti facevo prima, perché non si può negare che comunque questa roba non ci abbia fatto del bene. Uh-huh. 16 tracce, 16 tracce, ci sono featuring all'interno? Sì, c'è Lumarra che... Cioè io come al solito ho cercato di fare delle cose con degli artisti che ritengo che possano avere una minima di strada, come ho fatto con Giallo nel primo album, come ho fatto bene o male con Gaemon, che bene o male è la prima apparizione su un lavoro ufficiale dopo i suoi tape, dopo i suoi album minori, è stata con me Robots, che era distribuito da una major, ricordiamolo, per cui una minima di ufficialità ce l'aveva. Si può fare nome? In che senso? Che major era? Universal, sì. Universal? Sì. Robots era distribuito da Universal. Quindi ho cercato di puntare ancora su artisti che secondo me possono avere una strada. Adesso come adesso, un grosso talento del ragga hardcore salentino, sia per voce, perché è unico, perché se lo senti senza guardarlo in faccia pensi che sia nero, è Lumarra.
sta spaccando in due la scena del Salento soprattutto, quindi è una persona che da certi punti di vista apprezzo anche come presa di posizione. Ecco, mi piacciono gli artisti che prendono una posizione. No, poi ho tirato dentro Joe Green, che è un talento delle nostre parti che sto anche producendo, uscirà tra poco il suo album completamente prodotto da me. C'è il mio fratellone Ducker, con il quale lavoro da 15 anni ormai a questa parte, con il quale faccio anche videoclip adesso. Abbiamo aperto un'agenzia che si chiama Concept Multimedia. Dove si può trovare Concept Multimedia? Fra poco sul web, comunque lavoriamo anche con grosse aziende per fare questi, facciamo anche roba industriale, roba così, una cosa a parte. Comunque abbiamo prodotto più da Teaser Rapper, completamente con le nostre forze. Poi c'è dentro, vabbè, Classico Giallo. Nel caso sia dimenticato qualcuno, non abbiatene, però sta facendo mille interviste, mille apparizioni, di conseguenza può essere che se ne scorda qualcuno. Io non mi ricordo di niente, siamo sullo stesso livello. Anche voi, non fate i fighi, non fate quelli che si ricordano tutto, ok? Dove ti si può trovare sul net per te? Allora, sul net c'è juan.com, c'è il mio MySpace, che è myspace.com/juanshadai, le pagine Facebook, quelle che faccio io, quelle che hanno messo sui fan, insomma, un po' dappertutto, suano.it. Siamo arrivati all'angolo principale delle nostre interviste, l'angolo della puttana. Okay. Restituisci il tuo disco. Allora, perché la gente dovrebbe comprarlo? Perché sono una gran puttana. Perché mi adatto al mercato, perché sto bene con tutti, perché faccio cose alla moda, perché sono super stilosetto, magro e un bel ragazzo da portare sulle tue. Donne, fatevelo. Allora, tu vuoi aggiungere qualcosa? No, no, io ringrazio voi per darmi l'opportunità di farmi trovare dalla gente anche nell'ano. Rino uomo. Esatto. Bella lì. Fatemi bene. Ce la siamo cercata. Saluto Zé. Abbiamo filo ai tecnici SMC Italia. Ecco, saluto anche lui. Oh, lui. Ciao ragazzi, www.ano.it, Juan Shaddai. Boom. E credi che lo faccio solo perché me la meni e perché scrivo per le teste fuori dagli schemi, ma anche per un tot di babbi che sono proprio scemi. Che se non sarò famoso come Fibro e Dogo, faccio meno date male, mando tutte al rogo. Sono l'uomo più felice se solo sapessi, quando sotto il palco sanno a memoria i miei testi. E non dimenticherò mai quel luglio, quando ho scritto ed ho composto in studio assieme a Tullio, quando mamma mi mise la prima penna in mano. Grazie Rock, grazie Mister, anche Frank Siciliano. Grazie a Dio per tutto questo, per la vita che mi ha dato ed anche tutto il resto, soprattutto per chi Rosi che mi dà del pazzo. Senza voi che mi odiate io non sarei un cazzo.